la mafia ha la più grande cantera che esiste, che fa invidia a quella del Real Madrid. La mafia riesce a essere attrattiva verso purtroppo ancora tanti ragazzi. Promesse da fare, io devo raccontare, mi ha detto lì, quello che io ho fatto in questi 4 anni, che ho fatto a metà purtroppo perché si è interrotta prima la legislatura, e tutte le cose che io ho messo in campo in questi 4 anni proverò a realizzarle con più lena, più velocità nei prossimi 5 anni. Sulla sanità era, diciamo, addirittura d'arrivo una riforma complessiva del sistema che avrebbe potenziato il territorio che ne ha assolutamente bisogno, e per quanto mi riguarda mi ero occupato di 2 ambiti molto precisi. Il primo sui consultori familiari, che sono distribuiti anche questi in modo diseguale nel territorio e che invece andrebbero potenziati soprattutto nelle aree dove non ci sono o sono con poco personale, perché il primo presidio di tutela della salute della mamma, del bambino, della famiglia, presidio di prevenzione, non solo di cura, e quindi questo è un punto estremamente importante. E il secondo elemento su cui sono molto concentrato, tra l'altro con un ordine del giorno mio approvato in aula alla Camera, è sugli IRCS, cioè istituti a carattere scientifico. Anche questi, che sono distribuiti in modo disuguale nel nostro territorio nazionale, essendo quasi tutti al centro-nord, ma pochissimi, 3 al sud. C'è uno studio recente dell'Italian Journal of Pediatrics che misura la percentuale per cui un bambino del sud è costretto a curarsi in regioni diverse dalla sua, che è del 70% in più rispetto a un bambino che abita invece al centro-nord. La Campania riceve un finanziamento inferiore rispetto ad altre regioni proprio in termini economici, e non solo, ma il personale sanitario tutto della nostra regione è molto al di sotto di quello della media nazionale. Allora, se noi non abbiamo personale, non abbiamo finanziamenti, come possiamo fare l'eccellenza o anche l'ordinario? Va rivisto il riparto del Fondo Sanitario Nazionale, perché se è vero che le persone anziane che risiedono più al nord hanno più bisogno di sanità, è altrettanto vero che dove c'è povertà, dove c'è disuguaglianza, c'è altrettanto bisogno di sanità. Per cui il riparto del fondo sarà una delle battaglie da fare prossimamente in fretta, con un accordo con le regioni del sud, altrimenti la disuguaglianza non si riuscirà mai a sanare. Noi abbiamo una percentuale di dispersione scolastica, ma anche di ragazzi che terminano gli studi e che sono, diciamo, meno preparati rispetto ai ragazzi del centro-nord, che non è più tollerabile, va in qualche modo sanata e va fatto presto. Però tutto si gioca non durante la scuola, ma prima della scuola. Ora sappiamo con certezza, dai risultati, diciamo, da analisi scientifiche fatte non da politici, ma da scienziati, anche da economisti, che più presto si interviene, migliori sono i risultati che si hanno anche a lungo termine. Per cui il sistema deve essere cominciare a mandare tutti i bambini, prima alla scuola materna, e quindi renderla universale, non chiamiamola obbligatoria, diventa universale per tutti, allo stesso modo, al nord come al sud. Perché noi sappiamo che un anno di scuola pre-primaria, quindi prima dei 6 anni, produce effetti benefici sul bambino già in seconda elementare, ma anche in seconda media. Cioè più presto si va a scuola e migliori sono i risultati che si otterranno durante l'attività scolastica. Se poi il tema lo affrontiamo ancora prima con gli asili nido, scopriremo che l'asilo nido è un servizio che non esiste quasi nel sud del paese, mentre esiste molto bene al centro-nord. L'Europa ci ha dato tanti soldi per gli asili nido e adesso bisognerà essere attenti affinché i soldi arrivino tutti alle regioni del sud e vengano spesi tutti. E bene, per cui mi preoccupa la rinegoziazione del PNRR con l'Europa, perché bisogna stare attenti a non sottrarre le risorse che l'Europa ha già assegnato al sud in ambito appunto di istruzione di asili nido. Sarebbe uno smacco per il sud intollerabile, mentre il sud ha la parte sua, il compito, e ce l'hanno i sindaci, di i soldi che avranno l'Europa, di poter spenderli tutti e bene e in fretta.
Allora, io voglio rispondere con una battuta calcistica. La mafia è la più grande cantera che esiste, che fa invidia a quella del Real Madrid. La mafia riesce a essere attrattiva verso purtroppo ancora tanti ragazzi. Allora, la scommessa della lotta alla mafia, che a me pare scomparsa questa campagna elettorale, non ne sento quasi più parlare, ma la mafia esiste, esiste come, si gioca secondo me tutta adesso sul piano preventivo. Perché il piano repressivo ha funzionato in modo straordinario, in modo egregio. Non si può negare che tutti i boss sono in carcere, che la repressione funziona. Quello che non funziona è la prevenzione. Quello che non riusciamo ancora a fare è a strappare i bambini piccoli che vivono in ambienti mafiosi o dove c'è un alone mafioso, quindi non proprio direttamente mafiosi, a strappare un destino che sembra già segnato alla nascita. Io vi voglio invitare a guardare l'elenco dei clan camorristici di oggi e confrontarli con quelli di 40 anni fa o di 30 anni fa o di 20 anni fa. I nomi sono sempre gli stessi. Il nonno è in galera, il padre è in galera e il nipote comincia a fare il camorrista. Se questa catena noi non la spezziamo e non interveniamo presto, dando ogni bambina e ogni bambino un'opportunità, noi la mafia non la sconfiggeremo mai. Perché guardate, è dimostrato, l'ha dimostrato il giudice di Bella a Reggio Calabria, quando intervenendo su famiglie indranghetiste e portando fuori dalla Calabria un bambino non ancora incappato nella giustizia minorile, questo bambino non solo si è salvato, ma è la mamma che ha chiesto di andare fuori dalla Calabria e di salvarsi. Questo vuol dire che se noi diamo un'opportunità a questi bambini e alle mamme, le mamme, i bambini li salvano. Però devono vedere l'opportunità, devono essere certi che qualcuno si occupa di loro. Bisogna farlo presto. Presto vuol dire alla nascita di ogni bambino. Il lavoro è il tema centrale, nel senso che garantire un lavoro stabile a tutti è decisivo per lo sviluppo del paese. Ma prima del lavoro c'è l'istruzione, c'è la povertà educativa. Quindi prima di questo bisogna dare ai ragazzi gli strumenti per crescere e potersi affermare. Il Sud ha una percentuale di giovani laureati che emigra e che va fuori dall'Italia molto alta. Perdiamo le migliori menti, noi le cresciamo, le formiamo e poi le perdiamo. Ecco, questo è il tema da affrontare.